Generazione News, le notizie con gli occhi dei giovani. È stato presentato al Palazzo del Pegaso il progetto del giornale online per e con gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana. Il premio Pianeta Galileo a Luca Bindi, il professore fondamentale di divulgare la passione per la ricerca scientifica. Presentati gli Elba Music Awards 2024, la seconda edizione si svolgerà lungo tutto l'anno. Generazione News, ovvero il giornale online degli studenti e delle studentesse della Toscana, la voce di chi ha la voglia, la forza, la capacità di leggere il mondo, vivendo da protagonisti consapevoli e, perché no, sporcandosi le mani nelle vicende di ogni giorno per portare un contributo che fa davvero la differenza. Non a caso l'idea di questo giornale è partita proprio dai giovani, dalle consulte provinciali degli studenti e dal Parlamento regionale degli studenti. In là alla presentazione del progetto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Abbiamo sempre detto di dare più voce a chi ha meno voce. Attraverso Generazione News i giovani, i nostri ragazzi, nelle nostre scuole possono raccontare il loro punto di vista sul tempo che viviamo. È uno spazio libero, è uno spazio aperto, è uno spazio di confronto. È un luogo in cui provare a raccontare il presente e il futuro. È un modo per dare autonomia e per noi, per poter ascoltare, per poterci confrontare. Un grazie al Parlamento degli studenti, un grazie alla consulta, un grazie all'ufficio scolastico regionale. Viviamo un tempo in cui siamo inondati da informazioni, da notizie. Poi trasformare tutto questo in qualcosa di credibile richiede che le persone analizzino quelle informazioni e le trasferiscano agli altri in maniera più credibile. Questo è il lavoro che i ragazzi e le ragazze stanno facendo. A loro un grande in bocca al lupo e penso che ogni volta che si costruisca un giornale, un luogo aperto, si costruisce libertà e noi abbiamo bisogno di vivere in un mondo libero. Un augurio fatto proprio da tutti i relatori, a partire dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, Gabriele Marini. Per l'ufficio scolastico regionale che ha sostenuto questo progetto, anche grazie all'accordo con l'Ordine e la Fondazione dei giornalisti toscani e con il Consiglio regionale toscano, è quello di promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi, il promuovere le competenze del sapersi orientare in un mondo dell'informazione molto, molto ampio e in cui non è semplice poi saper individuare ciò che è giusto da ciò che non è giusto, ciò che è vero da ciò che non è vero, e quello di poter, visto che l'idea è nata all'interno delle consulte degli studenti, quello di dare gambe ad un'idea importante, potente, come quello di fare un giornale fatto dagli studenti, rivolto agli studenti, nato fuori dalla scuola ma a vantaggio e per con ricadute importanti dentro le istituzioni scolastiche. Vivete appieno questa grande occasione di crescita umana e non solo, lo ha detto Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. Ma innanzitutto è fondamentale avvicinare i ragazzi alla lettura, indipendentemente dal mondo del giornalismo. È chiaro che quando poi appassioni i ragazzi alla lettura, il passo successivo è coinvolgerli nella nostra professione. Professione che in questo periodo, sapete, è bombardata da mille informazioni, e credo che questo sia un progetto utilissimo per i ragazzi, per drenare tutte queste informazioni che arrivano e elaborarle con le loro idee. È chiaro che noi come ordine dei giornalisti, la nostra funzione è quella di assistere, di essere vicini alle loro esigenze, accompagnarli in questo percorso. Tra l'altro siamo molto sensibili all'informazione
per i giovani e soprattutto con i giovani. È da un paio di anni che come ordine facciamo un corso contro le fake news proprio rivolte a tutte le scuole, ed è un corso che ha avuto molto successo, siamo riusciti anche a espanderlo alle varie province della Toscana e ci sta dando risposte molto importanti, e questo progetto va nel solco della informazione proprio rivolta ai ragazzi. È chiaro che è un percorso che deve essere, come ho detto prima, aiutato, ma noi siamo disponibili assolutamente a metterci a disposizione per qualunque tipo di informazione e iniziativa che vorranno intraprendere. Siamo organi di rappresentanza, ma non riusciamo a rappresentare il nostro compagno di banco. Le parole della giovane sole rappresentante delle Consulte. Per ora siamo arrivati a 120 iscritti totali, però insomma è un lungo percorso, ci siamo attivati da poco in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e il Consiglio Regionale, quindi ci stiamo avviando, e la cosa più bella secondo me è che è un progetto che parte dagli studenti, dal volere degli studenti, e le istituzioni che rappresentiamo, che siamo e con cui collaboriamo, ci hanno appoggiato e insieme stiamo collaborando, e quindi è un primo progetto effettivo di collaborazione che si porta avanti e si fa. E adesso le parole del vice direttore Giulio Volpe. Allora, io parto col dire che in questo momento sono molto contento e anche un po' emozionato, perché reputo fondamentale che in questo caso le istituzioni si prendano il compito in qualche modo di emancipare i ragazzi anche sotto un aspetto di vita politica, perché oggi purtroppo vediamo molto spesso i ragazzi lasciati fuori dalla partecipazione politica consapevole, e questo giornale penso che sia un deciso passo in avanti verso una scuola invece che sia caratterizzata dall'inclusione, quella vera, e dalla partecipazione alla vita politica, che può derivare solo da un'emancipazione vera ed effettiva. E come ha spiegato Geraldina Fietcher, direttore responsabile della testata, è un onore partecipare a questa sfida, a questo scambio generazionale. Perché per loro è uno strumento intanto per esprimersi e per tirare fuori la loro voce, che in questo momento è veramente la cosa principale da augurarsi per loro, più di qualunque altra cosa. È un momento in cui il rischio è che si chiudano completamente in una energia entropica e quindi esplodono all'interno. Quindi è veramente fondamentale che gli vengano dati gli strumenti per farsi ascoltare, per elaborare quello che loro stanno vivendo, che è tantissimo. E oltre a questo è anche uno strumento, secondo me, per rapportarsi con il mondo, per interpretarlo, per spiegarlo, per imparare a comunicare, quindi poi nel futuro per imparare a vivere, a lavorare, a fare qualunque cosa. Il giornalismo è una forma di, per loro è quasi uno strumento per fare politica, cioè per entrare in comunicazione fra di loro, per coinvolgersi, per coinvogliare le energie. Quindi l'hanno scelto loro e quindi questo ci deve far riflettere. È stato assegnato a Luca Bindi, professore di mineralogia presso l'Università di Firenze, il premio Pianeta Galileo 2022-2023 per il suo significativo impegno nella divulgazione scientifica. A consegnargli il riconoscimento nell'aula magna del rettorato dell'Università di Firenze il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Con il premio Pianeta Galileo il Consiglio regionale vuole avvicinare le ragazze e i ragazzi al mondo della scienza, ha detto lo stesso Mazzeo. Sentiamo. Il premio Galileo è una delle eccellenze del Consiglio regionale, è un modo con cui noi vogliamo avvicinare le ragazze e i ragazzi, ma soprattutto le ragazze, al mondo della scienza. Il premio che oggi andiamo a consegnare a Luca Bindi è il premio a chi in questi anni ha portato in alto il nome della Toscana nel mondo con le sue ricerche. La ricerca del 2009 sui quasi cristalli
rappresenta qualcosa di unico, di grande, di immenso e rappresenta il segno di una Toscana che vuole scommettere sul futuro. Ed è bello sapere che oggi ci sono qui tante ragazze e tanti ragazzi che possono prendere come esempio il lavoro che il professor Bindi, la sua squadra, ha portato avanti e sta portando avanti. Il premio Il Pianeta Galileo è un modo con cui noi andiamo nelle scuole secondarie e superiori a raccontare quanta bellezza c'è nella scienza, quanto è importante conoscere, quanto è importante approfondire per essere donne e uomini più liberi. Sono veramente onorato per questo premio, ha detto il professor Luca Bindi. Sono veramente onorato, è capitato tante volte di ricevere riconoscimenti nella mia carriera scientifica, ma questo mi colpisce particolarmente sia per l'università che rappresento, ma anche proprio perché è rivolta alla divulgazione, una cosa che per me è fondamentale nella carriera di un docente. Come ha spiegato Stefano Campi, il professor Bindi corrisponde perfettamente al profilo ideale del vincitore del premio. Allora, c'è un profilo ideale del vincitore che abbiamo stabilito anni fa. E effettivamente il professor Bindi corrisponde perfettamente a queste caratteristiche. È uno scienziato che ha ottenuto dei grandi successi come tale. La sua storia scientifica è direi affascinante e in più si dedica anche a attività divulgative, di promozione della scienza, quindi corrisponde perfettamente ai requisiti che noi chiediamo per poter essere assegnatari del premio. Alessandro Marconi ha evidenziato invece come lo scienziato fiorentino rappresenti un esempio di tenacia nell'utilizzo del metodo scientifico, un valore estremamente importante da comunicare, soprattutto ai giovani. Il professor Bindi è veramente un ricercatore di altissimo livello, livello internazionale, e non solo questo, ma è secondo noi un esempio dell'importanza della ricerca, della tenacia, dell'utilizzo del metodo scientifico, e riteniamo che in questi tempi questi siano dei valori estremamente importanti da comunicare soprattutto ai giovani. Oltretutto il professor Bindi è anche un ottimo divulgatore e la divulgazione scientifica, diciamo, per i giovani è uno degli obiettivi principali di Pianeta Galileo. Giovanni Paoletti ha sottolineato come il premio Pianeta Galileo abbia una valenza che ci fa riflettere sul ruolo, la funzione e l'impatto che la ricerca scientifica ha su tutti, a partire dagli studenti. Il bello di questo premio è che premia la scienza, la ricerca e però si apre e parla soprattutto ai ragazzi, insomma, quindi ha una valenza che ci fa riflettere sul ruolo, la funzione, l'impatto che la ricerca scientifica ha per tutti noi, a partire dai giovani, che sono quelli che stiamo cercando di formare per il nostro mondo futuro, ne ha bisogno, insomma. Infine Gabriele Marini, che ha ricordato come l'Ufficio Scolastico Regionale si adoperi per promuovere la cultura scientifica nelle scuole. Sì, naturalmente il messaggio è quello che sta dentro il Pianeta Galileo, cioè quello che poi vede l'Ufficio Scolastico Regionale insieme agli Atenei Toscani e il Consiglio Regionale della Toscana attivi ormai da 19 anni per promuovere la cultura scientifica nelle scuole, che è poi finalizzata a creare e promuovere una partecipazione attiva in una società sempre più complessa in cui la scienza e lo sguardo della scienza sono sempre di più necessari. Dopo il successo registrato nella prima edizione, tornano nel 2024 gli Elba Music Awards. Lo fanno con un cartellone ricco di eventi che si dipana lungo tutto l'anno, a partire dal concerto di Capodanno e che coinvolge l'intero territorio dell'isola d'Elba. La rassegna musicale è stata presentata a Palazzo del Pegaso in una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il portavoce dell'opposizione Marco Landi. A illustrare l'iniziativa
iniziative gli organizzatori dell'evento Stefano Picchi, Meme Lucarelli e Annalisa Del Dotto e il partner Italo Fontana, fondatore di U-Boat. C'è la volontà di destagionalizzare, di far vivere l'Isola d'Elba tutto l'anno, non solo l'estate, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sono davvero felice di poter ospitare in Consiglio regionale Elba Music Award 2024. Un grazie al portavoce dell'opposizione, Marco Landi, per aver voluto questo momento qui, che è un modo per raccontare innanzitutto come questa esperienza abbia funzionato durante la stagione estiva. Tantissimi eventi che hanno coinvolto migliaia e migliaia di persone, tantissimi turisti, ma anche le iniziative che ci saranno a partire dall'evento di Capodanno con Radio 105, tanti eventi che dicono che c'è voglia di destagionalizzare in uno dei luoghi più belli della nostra Toscana, l'Isola d'Elba, e quindi noi dobbiamo sostenere chiunque abbia voglia, necessità, impegno di costruire le condizioni perché l'isola viva non solo durante l'estate ma viva tutto l'anno. Marco Landi, portavoce dell'opposizione, ha sottolineato come questa rassegna porti energia positiva all'Isola d'Elba. L'Elba Music Awards rappresenta un'energia estremamente positiva per l'Isola d'Elba, porta spettacolo, divertimento e tanti artisti con le tribute band che già l'anno scorso hanno dimostrato di fare dei sold out importanti in tante piazze dei comuni elbani. Tanto divertimento all'interno di un'isola che è unica e meravigliosa come l'Isola d'Elba, quindi i ringraziamenti vanno soprattutto a chi ha portato avanti questo progetto, chi organizza questi eventi, agli sponsor e a tutte le amministrazioni comunali che rendono possibile creare divertimento e dare qualcosa in più al turista che viene a visitare la nostra isola. Stefano Picchi e Meme Lucarelli hanno illustrato il cartellone nel dettaglio. Sarà un festival dei festival, hanno spiegato gli organizzatori. Le novità di quest'anno sono che intanto abbiamo ampliato la nostra esposizione sui social. È stato importante avere una comunicazione molto giovane, dinamica, diversa, e quindi adesso abbiamo deciso che era, diciamo, il momento di aprirsi anche a TikTok, quindi oltre che le varie piattaforme, questo per quanto riguarda la comunicazione. Per quanto riguarda gli artisti, il format di base è sempre quello. Noi abbiamo pensato che il format delle tribute, delle grandi tribute di qualità, sia la forma migliore per poter servire una piazza come l'Isola d'Elba, perché ovviamente grandi artisti, che sono i nomi che noi proponiamo, diciamo gli ufficiali, è quasi impossibile poterli ospitare. Abbiamo deciso quindi di portare, laddove non fosse possibile assistere a un concerto dei grandi artisti, di farlo noi con questi personaggi che sono veramente artisti a tutto tondo, sono degli interpreti, sono grandi performer che studiano lo spettacolo in tutte le sue parti e quindi danno allo spettatore l'idea di essere veramente al concerto dei grandi artisti. Solo due parole per dire che Stefano Picchi, che è il direttore artistico, è solo la punta dell'iceberg di questa grande organizzazione che da anni sta cercando, attraverso un duro lavoro, di ottenere i risultati che ci stanno dando ragione, quindi siamo molto felici. Vorrei ricordare che la cosa doveva partire molto più da lontano, poi ovviamente la pandemia ci ha un po' penalizzato, però ora siamo, diciamo, soddisfatti dei risultati ottenuti, stiamo cercando di dare sempre di più perché abbiamo capito che l'Elba è la piazza giusta per fare centro con questa iniziativa. E adesso le parole di Annalisa Del Dotto, vicepresidente di Pro Music Italia. In questo progetto è molto importante l'aspetto dei social per quanto riguarda anche l'interazione con il pubblico, quindi da quest'anno abbiamo inserito la piattaforma TikTok, già presenti su Instagram e Facebook, abbiamo intenzione poi di approdare anche su altre piattaforme. Sentiamo adesso Italo Fontana, creatore del marchio U-Boat e sponsor.
Sono uno sponsor, ho fatto lo sponsor nel 2023, felicemente, orgoglioso di riesserlo nel 2024. E perché? Perché la cosa più bella è appunto la musica ci avvicina, ci rende tutti vicini, felici e sorridenti. E poi l'Italia, l'Elba è l'isola più bella toscana, io sono di Lucca e mi sento proprio orgoglioso di continuare questa bellissima avventura.